Noi siamo a bordo di questa Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC per farvela vedere. Non è un modello nuovo, ma per farvi vedere il top dell'infotainment Mercedes-Benz. Tra l'altro una plancia questa S è molto particolare perché è costituita da due schermi LCD, vedete, rettangolari, uno per la strumentazione classica che viene riprodotta su uno schermo a cristalli liquidi, l'altro per l'infotainment con un cruscotto molto particolare perché è, vedete, quasi tridimensionale, come se fosse un tablet appoggiato, vedete, posso mettere anche la mano dietro e tra l'altro si retroillumina qua il cruscotto in varie tonalità di colore. Ma andiamo a vedere l'infotainment. Navigatore, è impossibile perdersi, guardate com'è, è grande la mappa. Per quanto riguarda i comandi del sistema infotainment Mercedes, abbiamo due possibilità: o il touch con il tap per dare l'ok indietro, menu e preferiti qua sopra, oppure la rotella. Praticamente è un doppione, uno può utilizzare quello che più gli aggrada. Forse è un po' scomodo utilizzare la rotella perché va a nascondersi sotto a questo touch che viene fuori a sbalzo. Ma andiamo a vedere come funziona. Sarà proprio un'infarinata perché parla in tedesco questo navigatore, questo sistema infotainment, e io purtroppo non conosco il tedesco, ma radio riesco ancora a tradurre. È presente anche il digital audio broadcasting, la possibilità di leggere praticamente qualsiasi sorgente media. Poi andiamo su e andiamo a vedere la parte relativa al telefono, anche per farvi vedere la grafica del sistema infotainment, che è un sistema connesso, vedete qua la vettura con questo simbolino, ha una sim a bordo per connettersi ai dati. E andiamo a vedere la possibilità date da quest'ultimo menu dell'infotainment, tantissime, soprattutto anche per quanto riguarda la personalizzazione. Guardate cosa possiamo fare con i sedili: possiamo andare a modificare la rigidità e il gonfiaggio perché è un sedile pneumatico, possiamo abilitare la funzione di massaggio, vedete qua possiamo allargare o stringere i fianchetti, accendere il riscaldamento o la ventilazione dei sedili, insomma veramente tantissime possibilità. Si possono attivare le telecamere a 360 gradi che fanno visualizzare la vettura come se fosse dall'alto in questo enorme display, e qua le sicurezze per i bambini. Speriamo di avere una Mercedes di questa categoria in prova per far vedere l'infotainment anche in versione italiana, anche perché qua non ci sono abilitate tutte le funzioni, molte sono bloccate. L'ultima cosa che mi stavo dimenticando di far vedere sono le funzionalità internet, e ci si accede dall'ultima iconcina là in alto. Qua possiamo andare a scaricare e a utilizzare le applicazioni Mercedes-Benz, navigare sul web, accedere alle radio internet e anche accedere al manuale di istruzioni della vettura.